Sarà una piccola medaglia, ma... È solo una delle commoventi testimonianze dei parenti delle 10 persone che questa mattina hanno ricevuto dalle mani del prefetto della BAT Rossana Riflesso altrettante medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica. La cerimonia è avvenuta oggi a Palazzo del Governo a Barletta nell'ambito delle iniziative commemorative promosse per la celebrazione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Il riconoscimento è dato al trinitapolese Andrea Giannella, all'andriese Giovanni Matera e ai biscegliesi Giovanni Angelico, Francesco Baldi, Pantaleo Di Ceglie e Vincenzo Pellegrini. Cosa vi raccontava di tutto questo che ha passato, ha sofferto della guerra, che quando veniva... La prigionia più che altro, ciò che ha passato, ciò che ha attraversato, ciò che... Gli hanno fatto mangiare, come ha lavorato, lavori forzati, tutto questo che lui piangeva e raccontava. Non vedeva l'ora di vedere i figli per scapparsene. Dopo tanti anni che è tornato sano e salvo. Tra i barlettani, oltre a Nicola Rizzi, anche Gennaro Casale, Luigi Lanotte e il centenario Savino Roggio, che dopo la prigionia in Germania dal 1943, dove è stato impiegato come lavoratore coatto in una fabbrica di munizioni, è stato trattenuto dagli alleati fino al 27 agosto 1945, data in cui rientra in Italia. Viene congedato nel 1946 e subito dopo riprende il lavoro di calzolaio a Barletta, a cui era stato avviato all'età di 8 anni. Nel 1960 è stato decorato con la croce al merito di guerra, percorso simile a tanti altri sopravvissuti che non sognavano altro che tornare a casa. E quando tornavano dalla fabbrica verso il dormitorio, attraversavano un campo di patate. Guarda caso, si slasciavano tutte le scarpe dei deportati, perché raccoglievano le patate. E poi cuocerle nel dormitorio, per lui era come un pranzo di Natale. Questa era la cosa che insomma, ci raccontava. Un momento che sì, del ricordo e della memoria, ma che quest'anno è passato anche attraverso la musica, con i canti degli studenti del liceo Casardi e l'arte, con la mostra Luce dalla Cenere, inaugurata al piano terra della prefettura, promossa dalla Fondazione Istituto di Letteratura Musicale Concentrazionaria e dal Comune di Barletta. Si tratta di un'esposizione di opere d'arte, dipinti e incisioni della collezione donata dal poeta e storico genovese Roberto Malini alla Fondazione di Barletta, con opere realizzate da artisti ebrei scomparsi o sopravvissuti ai campi di sterminio. Sappiamo tutti di che cosa si tratta. Ho voluto dare enfasi e attribuire un maggior rilievo all'utilità della memoria, che passa moltissimo, secondo me, al di là della scuola, perché la scuola è fondamentale, l'abbiamo visto anche con i ragazzi oggi, ma attraverso le forme proprio dell'arte. L'arte è testimonianza,